Io lavoro dal 2000, Flume riassunto come interinale quando era ancora Irisbus, e poi ci siamo, poi nel 2008 finalmente contratto a tempo indeterminato, poi nel 2011 la chiusura. Poi è arrivato il signor Del Rosso nel 2015, ci ha riaperto, dandoci tantissime speranze, facendoci credere, la luna nel pozzo, come si suol dire, e poi alla fine siamo arrivati che ci ha riassorbito il pubblico, poi il pubblico con una gestione proprio pessima. Ci ha fatto finire in mano di questo privato che purtroppo non ci rassicura niente. Infatti aveva rassicurato tutti i posti di lavoro e portare la produzione del pacco batteria da Teverola a Bologna, e mentre oggi ci troviamo qui a discutere i 77 trasferimenti da Bologna a Flumeri. Quindi non so più che cosa dire. Sono ancora molto incredula per questa situazione. Era un giorno qualunque, a ridosso delle ferie estive meritate, dopo tanto lavoro, sia per gli operai sia per gli impiegati, gira questa circolare. Il modo in cui è avvenuta la cosa e il momento in cui è avvenuta mi ha colpito molto, il 2 di agosto, prima delle ferie. Quali sono le vostre richieste adesso? Adesso i nostri rappresentanti sindacali cercano di capire la situazione, di ottenere un piano industriale in maniera tale da capire cosa si sta muovendo, in che maniera si sta muovendo. Poi io sono solo una semplice dipendente, tecnicamente posso solo raccontare la mia esperienza a livello emotivo e tanto basta, perché a quest'ora dovevamo essere in azienda, in ufficio oppure vicino agli autobus, che è il nostro lavoro, produrre autobus e venderli, e invece ci troviamo qui a Roma a lottare, una lotta che non doveva proprio esserci. Non è bello lottare perché si rischia di perdere il posto di lavoro, non è bello. È responsabilità enorme, nel senso che noi l'avevamo detto, come può un gruppo che fattura 300 milioni di euro gestire un'impresa strategica per il paese, che ha commesse per 1000 pullman, che sono fondi del PNRR certi, quindi una partita di giro per lo Stato. Ora c'è da preoccuparsi, ma d'altronde Civitillo l'aveva detto nell'ultima riunione che abbiamo fatto qui, Bologna per lui era semplicemente un'appendice tecnica. Il problema è, bisogna capire se lo smantellamento di Bologna non porti delle conseguenze ulteriori allo smantellamento poi dell'attività produttiva vera e propria, che è quella di Flumeri ad Avellino. E quindi rispetto a questa cosa noi saremo molto attenti e molto vigili, come abbiamo fatto in tutti questi mesi, senza speculare. Attenzione, qui non si tratta di dire che il governo è brutto, sporco e cattivo, qui si tratta di far capire al governo che bisogna stare molto molto attenti, perché stiamo parlando di migliaia di famiglie. E rispetto a questa cosa è chiaro che la preoccupazione c'è, ma la preoccupazione c'è nella misura in cui nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, noi non abbiamo delle risposte concrete. Ecco, siamo alla vigilia anche delle prime manovre per la manovra. In questo contesto, dove si vuole dare priorità, la maggioranza vuole dare priorità alle famiglie in difficoltà, ai lavoratori in difficoltà, lei si sente ottimista? Ritiene che questo governo riuscirà a fare qualcosa in questo senso, oppure ritiene che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di proteste? Guardi, questo credo che sia, noi ci attende uno degli autunni più caldi degli ultimi anni, perché tu puoi annunciare quello che ti pare, ma poi se mancano i fondamentali mancano per un elemento strutturale delle casse del paese, c'è poco da inventarsi. Quindi da questo punto di vista bisogna, io la preoccupazione seria noi ce l'abbiamo rispetto alla tenuta della macchina industriale. D'altronde la crescita industriale è tra le più basse d'Europa, con buona pace dei dati che poi questo governo immagina di analizzare.